C'è sempre una bellissima atmosfera in queste sfide internazionali fra grandi squadre, l'atmosfera all'interno dello stadio è fantastica e siamo pronti. Ci siamo, si inizia, si comincia. Prepariamoci dunque al match tra Francia e Croazia. A Russia 2018 tornano diverse nazionali che mancavano da parecchio dal mondiale, penso ad esempio all'Egitto, la cui ultima partecipazione risaliva addirittura a Italia 90. Eh sì, qualificazione conquistata con una giornata d'anticipo grazie alla vittoria 2-1 sul Congo. Il rigore di Salah a tempo scaduto che ha fatto letteralmente impazzire di gioia un intero paese, impossibile da dimenticare. Puntuale la grafica che ci mostra lo schieramento di partenza dei francesi. Hanno deciso di puntare sul 4-3-3 tenendo i tre attaccanti particolarmente stretti. Penso che il tecnico voglia impegnare la difesa al centro, magari lasciare scoperti i fianchi e favorire così gli inserimenti da dietro dei centrocampisti. La grafica ci mostra la formazione iniziale della Croazia. 4-5-1 è il modulo con cui si schierano oggi. L'allenatore ha imbottito il centrocampo per impedire le ripartenze degli avversari e dare maggiore protezione alla difesa, anche a costo di sacrificare un uomo là davanti. È la Francia a battere il calcio d'inizio. Arbitro che dice che può bastare, finisce qui. Davvero un gran match, altro che amichevole. Non sono mancati gli scontri duri, forse un po' troppo in certi casi, ma l'adrenalina a volte può fare brutti scherzi. Stefano, ti ha convinto Griezmann? Ha contribuito al successo finale con una buona prestazione, con un gol. Potrebbe crossare. Pogba! Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol. Comprensibile la loro gioia. Che comincia a farsi importante, due gol da recuperare ora per gli avversari, è ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri, impresa non facile. Mbappé! Ecco il gol della Francia. Può scambiare con il compagno. Griezmann, tentativo di Griezmann, ha colpito ancora il piccolo diavolo, Griezmann per la Francia. I tifosi dei Blues puntano sui suoi gol per arrivare in alto e lui non li sta deludendo. Restituisce bene il pallone, ci mette il fisico.
Perisic, palo, ma il pallone torna in campo, pericolo.